Camillo Colini, ci siamo, inizia le Olimpiadi per quanto riguarda Manila Esposito al termine di un lungo periodo di preparazione, però ora a Parigi si deve dare il tutto per tutto. Siamo praticamente arrivati, domenica 30 alle 11:30 andrà in scena l'Italia con la gara di qualificazione. Abbiamo fatto un periodo di allenamento di collegiale di preparazione olimpica a Brescia che è andato bene per insomma tutta la squadra. Manila è pronta, ha fatto insomma un ottimo lavoro, ma insomma tutta la squadra è pronta e può far bene, noi saremo pronti a sostenerla e a sostenere tutta la squadra. Sicuramente, perché tutta la SG si stringerà attorno a Manila Esposito, perché avrà la possibilità di specializzarsi di fronte a tutto quanto il gota del movimento olimpico, movimento mondiale. La speranza è che possa andare bene come sono andate bene le ultime esperienze di questo 2024, sia per lo scudetto che agli europei. È stato un anno abbastanza d'oro e adesso le Olimpiadi sono la ciliegina sulla torta. Non facciamo pronostici, speriamo solo che l'Italia faccia il suo, che Manila faccia il suo, perché sono in grado di fare un'ottima gara e poi staremo a vedere, magari aiutati da un po' di fortuna, vedremo che succederà. Siamo con Margherita, la mamma di Manila Esposito, perché sono giorni veramente emozionanti per voi, avere una figlia che parteciperà alle Olimpiadi, tutta la famiglia sta seguendo, tutti coloro sono legati a lei, sono pronti a tifarla, quindi come sta andando questo inizio di esperienza olimpica? Beh, per noi è un'emozione davvero unica e indescrivibile e non vediamo l'ora di raggiungerla insieme a tutta la mia famiglia per sostenerla e stargli vicino come facciamo sempre. Sì, perché come abbiamo sentito prima dell'intervista, voi sarete a Parigi, andrete a Parigi proprio a vedere le gare di Manila, quindi potrete tifarla direttamente là, direttamente dalla tribuna. Ce l'abbiamo fatta a prendere i biglietti, ecco, e davvero stiamo contando le ore per raggiungerla. Siamo molto carichi. Stiamo avendo tantissimo sostegno per lei, sia dove è cresciuta, Brescia, dove ora è all'Accademia, anche da Bosco Trecase, dove è annunziata tutta la campagna dove è la vostra famiglia, e quindi davvero si attende che Manila possa fare bene come ha fatto agli europei, come ha fatto per lo scudetto. Davvero, anche io ho letto tante cose belle, già ho avuto una gran fortuna di venire qui a Civitavecchia e essere circondata da persone che hanno sempre creduto in lei, e per noi è una grande soddisfazione. Poi ha fatto questa scelta di andare a Brescia e altrettanto ha trovato un ambiente sano e che comunque insomma non l'hanno fatta mai sentire a disagio. Sì, stiamo tutti fremendo per lei. Per noi già vederla in quel campo gara per noi ha vinto, indipendentemente da come andrà. Certo, tifiamo Italia e speriamo che riescano a fare cose belle. Immagino avrete sentito Manila in queste ore, come sta? Come sta ammazzando il tempo a vista dell'esordio olimpico? Molto serena, tanto emozionata, perché comunque immagino, anche io lo sarei, per questa bella esperienza che gli si è proposta. Domani ci hanno l'ultimo allenamento e poi ci sarà questa gara che tutti stiamo attendendo con ansia.